Buonasera a tutti. Cari amici e care amiche, inizio questo mio intervento questa sera con un po' di preoccupazione. Preoccupazione che deriva dal come si stia sviluppando il dibattito politico in questa tornata elettorale. Un dibattito politico non solo aspro e duro, come la donna politico prevede e mette in conto, ma ci sono dei momenti in cui questo appare violento, veramente violento. La mia domanda è: a chi giova tutto questo? Sicuramente non giova alla politica come la intendo io, e credo come la intendono la maggior parte dei cittadini di Castrignano. Non fa un favore a noi che siamo i protagonisti, e neanche alle giovani, ai ragazzi, alle nuove generazioni, che così contribuiamo questi a farli allontanare. 5 anni fa, da questo palco, invitai tutti a moderare i toni, perché dissi: ci conosciamo tutti, in alcuni casi si intrecciano anche parentele, rapporti che alla fine rischiano di lacerarsi, rapporti importanti tra di amicizie e quant'altro. Un dibattito politico dovrebbe mettere in evidenza le cose migliori delle nostre proposte, qui rischiamo di far emergere la parte peggiore. Rischia di emergere la parte peggiore di noi. Dopo 5 anni il paese si presenta già abbastanza diviso. La politica deve unire, creare confronti, creare le basi per una collaborazione tra cittadini e istituzioni, e in questo modo rischiamo di allontanarli ancora di più. Noi intendiamo unire le parti migliori di questo paese, le parti che in questi 5 anni sono state trascurate come se fossero un peso. Noi vogliamo ricostruire un legame tra l'amministrazione e le associazioni, come dicevo l'altra sera, perché un'amministrazione, qualunque essa sia, sia ben chiaro, neanche la nostra, non può fare a meno di questo. Si tratta di realtà sportive, culturali, di categoria e quant'altro. Bisogna guardare a queste con attenzione, perché sono realtà che comunque promuovono il nostro territorio e le aiutano a crescere. Ci confrontiamo, dobbiamo anche subire le critiche in alcuni casi ed accettarle, come è normale che sia, perché dalle critiche si può costruire. Guarda, in questo paese quanto avremmo potuto imparare dagli errori del passato se solo li avessimo riconosciuti. Penso a questa associazione, forse perché a me vicina, penso alla società sportiva Capo di Leuca, ad esempio, al torneo che si svolge nel periodo di Carnevale, durante il quale il nostro paese ospita giovani, atleti, famiglie di tutta Europa. Beh, signori, questo per me è promozione. Promozione del nostro mare, della nostra cucina, dei nostri B&B, dei nostri alberghi, dei nostri bar, della nostra cultura. Tutte cose veramente che all'inizio questa amministrazione sembrava non cogliere. Penso ad esempio ai ragazzi
del carnevale. Sì, penso a loro. Perché per me quello significa costruire comunità. Penso, e l'ho vissuta con orgoglio, ne sono fiero, alle famiglie che hanno partecipato a organizzare l'infiorata. Sì, anche a quelli. Per me questo significa costruire comunità, vedere figli, nonni, bambini, per ore, per una notte insieme. L'ultima volta Laura forse eravamo 200, e vedere per 4-5 ore bambini ginocchiati a terra senza il telefono, giocare tutti insieme, discutere, rincorrersi. Per me questo è comunità. E chi l'ha organizzato? Sì, chi l'ha organizzato? No, non aveva veramente nessuna carica politica. Ieri sera qualcuno ha preso un abbaglio, forse perché non ha ascoltato bene il comizio di Laura dell'altra sera, del suo discorso, dove parlava dell'assessorato alla gentilezza. Lei l'ha motivato, ha detto che cos'è, che cosa funziona, che cosa dovrebbe promuovere. Beh, qualcuno non l'aveva capito. Laura l'ha spiegato molto bene. E poi hanno detto che nel 2019 anche questa amministrazione era stata invitata ad istituire l'assessorato alla gentilezza. L'ha spiegato Laura, perché l'hanno accusata, guarda, ma non vi siete inventato niente, perché anche noi è arrivata la proposta. Ma Laura l'ha detto. 140 comuni d'Italia hanno fatto questa cosa e ha spiegato le motivazioni, ripeto, che cosa serve, tra cui Otranto e Gallipoli lo hanno fatto. Allora dicevo, hanno detto non vi siete inventato nulla, anche a noi nel 2019 ce l'hanno proposto, poi il Covid non ce l'ha fatto proseguire, una cosa del genere, io non me lo ricordo. Beh, io ho paura solamente di una cosa, che il problema non fosse il Covid. Credo che il problema fosse trovare le caratteristiche in quell'amministrazione adatte a ricoprire quell'assessorato. Poi Gaetano, l'altra sera ti è stato detto e ribadito che non eri l'unico a partecipare alle riunioni di Voce in Comune. È vero, non eri l'unico, non era solo Gaetano, ce n'erano tanti altri, e in quelle riunioni c'era anch'io, e potrei dire tante di tante quelle cose. Me ne viene in mente una, Francesco, ti ricordi? No, non me ne voglia l'amico Franco, il quale va anche la mia solidarietà per l'attacco, ma non solo quello dell'altra sera, la mia solidarietà a lui va per come è stato trattato in separata sede negli ultimi mesi da persone che oggi stanno al suo fianco. Dicevo, Francesco, quando nell'associazione si inventarono la storia della cassetta di Nero, ti ricordi la prima battuta, quella fu? La dico io o la dici tu dopo? Disse, ma secondo voi, poi ce la chiede questa cassetta, un Franco Tratta la capisce? Io mi sono vergognato. Poi l'altra sera, stando qui al comizio, ho sentito la candidata Chiffi di Obiettivo in Comune e ha detto che non servono i rapporti politici. Per amministrare bisogna fare da soli, ci dobbiamo arrangiare da soli. Secondo me non è così, perché secondo me servono i rapporti politici, serve avere dei collegamenti. È vero, Francesco, quanti ne ha avuti i collegamenti? Tantissimi, e qualche risultato è arrivato. Questa è anche la visione, il modo di pensare, di amministrare. Diciamo che abbiamo già avuto un'esperienza di chi ha fatto tutto da solo. Beh, se ci proponiamo ad essere alternative dobbiamo essere per tutto. Poi
a un certo punto ha parlato di gestione di correnti interne, ma come si gestiscono, come farete a gestire le trasversalità, perché io sono rappresentante del PD, di Fratelli d'Italia, Anna Maria del PD. E beh, come lo faremo? Come abbiamo fatto in questi mesi? Ci confronteremo, ognuno esporrà le proprie ragioni, ma ognuno rispetterà l'altro qualora questo confronto vedrà come obiettivo primario il bene del paese. E secondo me in alcuni casi la pluralità di pensiero è un'opportunità importante, un momento di crescita. Poi, sempre ritornando, perché mi vengono in mente le cose, alla la candidata consigliera Chiffi, no, è consigliera uscente, scusate, la consigliera Chiffi, dicendo che questi rapporti non servono, però se non ricordo male lei si presentò al sindaco Santo Papa dicendo che era la referente di Antonio Gabelloni. Beh, mo i rapporti politici non servono più, non so, forse a cura stavano io su, perché se Abate Russo e Gabelloni stavano con loro una brava persona, quando non stanno con loro non servono più. E beh, io lo dico sinceramente, sono amico di Antonio Gabelloni e per me non è un problema dirlo, lo sono stato ieri e lo sono oggi. E poi un'ultima cosa, le dichiarazioni di Maria Teresa Don Nicola Savignano questa sera, e vi invito, chi non l'ha visto, di seguirlo in streaming, per me, chiamo la politica, questo amore, questa passione per la politica mi ha portato questa sera qui, beh, quelle dichiarazioni per me sono inquietanti per il futuro di questo paese. Andatele a rivedere, perché secondo me dimostrano la fragilità politica di Obiettivo Comune e del suo candidato sindaco, e dimostrano anche la fragilità politica, e sì, questa sì sarà condizionata dalle correnti esterne, non già dalle diversità di partito, e questo è ancora più pericoloso. Andate a seguire quel comizio, ascoltatelo attentamente quello che ha detto Maria Teresa, perché sono cose vissute. Poi in queste sere credo che si stia abusando un po' troppo del termine coerenza. Che cos'è la coerenza? È coerenza passare da una lista all'altra, dalla sera alla mattina? È coerenza questa? È coerenza parlare male di un candidato sindaco e poi ricandidarsi in quella lista? È coerenza questa? Coerenza dire mai candidato con un'espressione dell'amministrazione uscente e poi salire sul palco e battere le mani insieme a quello stesso candidato sindaco? È coerenza? In questi mesi, no, non dite che parlo sempre di Francesco De Lucio, parliamo un attimo di Luigi Vitali. Tutti lo volevano candidare, non è giusto, per forza, no, dobbiamo candidare Luigi Vitali. I messaggi nei giorni prima della presentazione della lista, non riuscivo a lavorare, perché volevano Luigi Vitali candidato nella lista? In particolare le persone sono venute da una lista fino all'ultimo, si sono mobilitati tutti per candidarmi in quella lista, perché Luigi Vitali era credibile ed è credibile agli occhi dei cittadini. E perché Luigi Vitali è credibile agli occhi dei cittadini? Perché di solito
Luigi Vitali, quello che dice corrisponde a quello che pensa. E molto spesso quello che pensa corrisponde a quello che fa. Questo per me è coerenza. Per questo mi sono candidato in questa lista a fianco di questi ragazzi che oggi sono diventati amici, che io e Francesco sono sicuro che non deluderemo, non li deluderemo mai, perché abbiamo preso un impegno con loro, come sono convinto che non deluderemo voi, se sarete pronti a darci la fiducia, come io ne sono convinto che alla fine lo farete. Ci darete la fiducia per cambiare questo paese, per cambiarlo dal punto di vista dell'approccio proprio umano, per cambiarlo dal punto di vista dei rapporti di forza tra politica e poteri non politici e di interessi privati. Questo per me è politica, questo per me è coerenza. Questo per me è fare politica, e perché io chiedo a ognuno di voi, c'è stato mai qualcuno, Luigi Vitali, cioè, ma stiamo parlando di Luigi Vitali, parliamo di Luigi Vitali, vi ha venduto mai un pacco? Avete aperto, avete trovato qualcosa di diverso di quello che vi ha venduto in questi anni? No, perché noi quello che abbiamo detto negli scorsi mesi, quello volevamo fare, quello abbiamo fatto, creare un'alternativa valida a questo paese. Oggi tocca a voi, noi ci abbiamo messo la faccia, voi ci dovete dare la forza, come ce la state dando in questi giorni, quando vi contattiamo e ci dite sì, andate avanti. Ci piacete, ci piacciono i vostri programmi, ci piacciono le vostre idee, ci piacciono i vostri ragazzi, piacciono anche i nostri tredicesimi, forse più di qualche candidato, forse più di Luigi Vitali. Però lascio la parola a Francesco Denuncio dicendo: pensate bene in questi giorni, pensate alle proposte in campo, pensate a quelle che vi dicono, a quello che vi raccontano, pensate a quello che volete del vostro paese, dei vostri sogni, perché i sogni dei vostri figli stanno su questo palco, perché i vostri figli, i figli di questa terra, stanno qua dietro e loro li conoscono, sanno cosa vogliono, sanno cosa serve a questo paese e sanno come realizzarlo. E per questo vi chiedo il voto utile, attenzione, perché in questi giorni si sta facendo demagogia sul voto utile. Noi il voto utile siamo noi. E chi sarebbe il voto utile? Qualche mezza idea ce l'ho, ma la lasciamo da parte, tanto c'è tempo, se la pioggia ci darà tregua. Per questo vi dico il 3 e il 4 ottobre di votare per noi, ma nello stesso tempo di votare per voi, scegliendo la lista numero uno, scegliendo la lista alla volta giusta, scegliendo uno di questi candidati insieme a Francesco Denuncio Sindaco. Grazie. Grazie Luigi. Io la parola la passo adesso ad Antonella Chiffi, solo una piccola battuta sulla coerenza di obiettivo comune. Ho ascoltato, ho fatto caso l'altro giorno, al brano che hanno scelto come colonna sonora della loro campagna elettorale, un brano di Venditti, ma hanno scelto il brano sbagliato, perché ce n'è un altro che recita: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E quello è il brano che avrebbero dovuto scegliere. Comunque, il problema della trasversalità non si pone, perché ho appreso 10 minuti fa dal candidato Luigi Rizzo che io avrei o sarei stato complice dell'assassinio, della distruzione, del disfacimento del Partito Democratico, quindi non esiste più,
E l'altra cosa che ho appreso con grande commozione è che avevamo sul palco di Obiettivo Comune un fan sfegatato della candidatura al sindaco del nostro Gaetano, e noi lo sapevamo, ma perché non ce l'ha fatto sapere prima? Aspetta il 28 settembre per dircelo, a saperlo prima avremmo ragionato diversamente. Parliamo di cose serie, Antonella. Buonasera a tutti. Siamo giunti alle battute finali. Pochi giorni ci separano dalla fine di questa entusiasmante esperienza. Io insieme al mio gruppo e al candidato sindaco Francesco De Nuccio vi abbiamo raccontato il nostro ideale di politica, la nostra idea di paese, il nostro modo di guardare al futuro. Un futuro sicuramente incerto, caratterizzato da grande difficoltà, che già comuna a tutti. Pandemia, xylella, crisi economica, quest'ultima accentuata dalla crisi sociosanitaria. Ma noi siamo un gruppo di ragazzi, un gruppo di amici prima ancora di essere una lista politica. Io insieme ai miei compagni sappiamo che uscire dalla comfort zone, da quella situazione di tranquillità, ci dà e ci darà la giusta spinta per creare alternative che possono generare nuove opportunità. Per questo motivo siamo pienamente convinti che bisognerà agire puntualmente su tutti quegli aspetti socio-economici atti a incentivare la ripartenza del Paese. Un settore che interessa tutti e che ha devastato il nostro Salento è quello dell'agricoltura, e precisamente il fenomeno della xylella, argomento talvolta trattato con superficialità. La possibilità di accedere ai futuri fondi stanziati con il Recovery Plan, insieme ad una programmazione fatta su tutto il territorio, magari non solo castignanese, sarà il punto di partenza per incentivare, oltre che il rimpianto di ulivi, anche la possibilità di aprire nuovi scenari agricoli, con colture alternative, creando, dove è necessario, una filiera di prodotti specifici, come ad esempio la coltivazione del carrubo, del fico d'India. Queste sono piantagioni che molto bene si sposano con le peculiarità del nostro territorio, vista anche la loro capacità di adattarsi al nostro clima e che non necessitano di grandi risorse idriche. Inoltre si possono diversificare le attività che ruotano intorno a queste cultivar. Basti pensare che per il solo carrubo, da noi spesso sottovalutato, si possono ricavare farine, prodotti per la zootecnia, addensanti alimentari e altro. Lo stesso discorso vale anche per le altre coltivazioni, che possono offrire diverse opportunità. Pertanto queste produzioni, una volta messe a regime, possono creare un indotto che spazia tra coltivazione, lavorazione, trasformazione e distribuzione. Parliamo di fatto di una realtà che fa parte della nostra storia, coltivazioni sempre esistite e abbandonate per mancanza di interesse economico, ma che in altre zone hanno generato un indotto capace di creare ricchezza. Questi sono solo alcuni esempi di come si può fare di necessità virtù. In questo discorso vi ho parlato molto di squadra, perché convinta che il talento da solo non basta, come non basta l'impegno del singolo, e per raggiungere l'obiettivo a lungo termine serve un team che lavori di concerto a costruire la strada. Il nostro hashtag è Noi ci siamo, ma adesso tocca a voi fare una scelta. E il 3 e il 4 ottobre votate la lista numero 1 con candidato sindaco Francesco De Nuccio. Grazie Antonella, buonasera. La diversificazione delle colture e nei programmi che dovranno sostenere la rigenerazione
dei contesti rurali dopo il dramma della Xylella. Noi ne abbiamo scritto nel nostro programma, bene ha fatto Antonella, sia pure in questo piccolo spazio, a volerne accennare e ad approfondire la cosa. E grazie anche per aver sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, del team, perché il modello accentratore, soprattutto in una pubblica amministrazione, quello dell'uomo solo al comando, non ci interessa e non sarà certamente il nostro modello di gestione dell'ente. E a proposito di squadra, questa squadra, voglio ripartire da un concetto che ha toccato l'altra sera Gaetano. Qui c'è una squadra di 12 candidati, 11 su 12 dei quali sono persone che non sono state mai in amministrazione in questo paese. Quindi su questo palco non c'è l'amministrazione Rosafio. Il fatto di avere attribuito, in occasione dei nostri interventi precedenti, all'amministrazione Rosafio la paternità di alcune opere pubbliche che hanno visto la luce in questi ultimi mesi in particolare, rispondeva alla necessità di ristabilire una verità storica di fronte a un tentativo maldestro, dico io, dell'amministrazione uscente di intestarsi meriti che non ha. Certo, io ho fatto il consigliere comunale, Anna Maria è stata sindaco, ma gli altri 11 componenti non hanno fatto parte di nessuna amministrazione. E noi, partendo dalla nostra storia e anche dalla consapevolezza degli errori da non ripetere, perché chi non ne fa errori? Anche quello di, per esempio, portarsi in giunta un assessore che a fine mandato scopri che già da 2 anni aveva fatto accordi con il candidato della opposizione è un errore. E insieme a questi nuovi compagni di viaggio abbiamo scritto il programma, in cui ognuno di loro ha dato un suo contributo, chi più, chi meno, con le proprie idee di città e mettendo a frutto le esperienze e le competenze. Tornando dunque al programma che l'altra sera non ho potuto finire di esporre, riprendo dalla politica tributaria. Eravamo rimasti alla tassa di soggiorno, se non vado errato, ne parlavo poco fa a Salimiano. La tassa di soggiorno, che fu istituita nel 2013 o nel 2014, è stata notevolmente incrementata in questi ultimi 3 o 4 anni. È stata complessivamente più che raddoppiata e le tariffe sono state allineate in maniera uniforme tra l'Euca, Castrignano, Giuliano e Savignano. E questo per noi è stato un errore, perché un B&B o un agriturismo di Giuliano, Savignano, Castrignano oggi si trovano in una condizione di svantaggio competitivo rispetto alle strutture analoghe che esercitano nei comuni vicini, magari talvolta anche a poche centinaia di metri, a quasi dirimpettaglie. E a questa mia obiezione io mi sono sentito rispondere in consiglio comunale: vabbè, ma l'imposta di soggiorno alla fine non la pagano i titolari delle strutture, ma la pagano i turisti. E come la pagano più cara ad Otranto, possono pagarla più cara anche qua. Ora, a parte il fatto che prima di portarla ai livelli di Otranto devi offrire un livello di servizi e di intrattenimento che si avvicini a quello di Otranto, e mi pare che siamo lontanucci. Ma poi, come si fa a dire che quella imposta la paga il turista? È chiaro che se la struttura deve essere competitiva con l'attività di rimpettaglia che opera nel comune accanto, nel comune vicino, è chiaro che, come accade a noi per esempio a Padua e a Galliano, chi si farà carico di quel costo aggiuntivo di fatto sarà il titolare della struttura, riducendo il proprio guadagno su ogni singolo ospite. Quindi c'è meno economia che gira nel paese. Oneri di urbanizzazione. Sono stati aggiornati recentemente in base ai nuovi costi base stabiliti dalla Regione Puglia, ma anche lì leggo nei programmi elettorali tante belle parole sulle politiche di risparmio energetico, sul recupero dell'edilizia tipica dei nostri centri storici, dei nostri contesti rurali. Eppure, quando c'è stata la possibilità
di applicare dei coefficienti di sconto sugli oneri di urbanizzazione per le costruzioni dotate per esempio dell'impianto solare termico, oppure realizzate con le tecniche di costruzione delle volte a stella o delle volte a botte, mi sono trovato davanti un muro di indifferenza. Eppure sono politiche e pratiche già sperimentate nei comuni vicini. Se vogliamo attrarre gli investitori che vogliono scommettere nei nostri contesti rurali o nei nostri centri storici, dobbiamo creare le migliori condizioni ambientali possibili per rendere Castrignano appetibile almeno quanto i comuni che abbiamo accanto a noi. Addizionale comunale IRPEF. No, questo perché qualcuno sostiene che non è vero che è aumentata la pressione fiscale. Fu istituita, se non erro nel 2009, nel 2010, comunque dall'amministrazione Ferraro, per consentire all'ente di poter contrarre un mutuo per i lavori del primo lotto del centro storico, quindi via San Giacomo con l'annesso parcheggio di via Cesare Battisti qua dietro. Quindi fu istituita questa addizionale IRPEF come una tassa di scopo per realizzare questo investimento che, se ricordo bene, ammontava circa 600.000 euro. Questa amministrazione ha portato la tassa addizionale comunale IRPEF dallo 0,5 allo 0,7, l'ha aumentata. Ma non per realizzare un investimento, perché lì si poteva anche comprendere un senso, ma lo scrissero nella delibera di giunta per garantire il mantenimento dei livelli dei servizi erogati dall'ente. Quindi, per mantenere i livelli dei servizi, hanno aumentato l'addizionale, ma questi non erano quelli che dicevano faremo pagare tutti per pagare meno? Non avevano promesso l'abbattimento di tutte le tasse locali? Poi, potrei capirla appunto questa trattenuta aggiuntiva in busta paga su la base di un nuovo investimento appunto che si vuol fare, che arricchisce il territorio, che valorizza il patrimonio comunale, ma non certamente per mantenere il livello dei servizi. Quindi hanno fatto esattamente il contrario, anche in questo caso, ma non solo in questo caso, il contrario di quello che avevano promesso e che sta scritto nel loro programma del 2011, che vi inviterei a rileggere. So che, del 2016, è vero, scusate. So che l'assessore al bilancio ha già messo le mani avanti dicendo ma l'addizionale IRPEF non tocca i redditi al di sotto della soglia, questa però è una furbata perché intanto uno che percepisce 15-20.000 euro di reddito l'anno non è che sia una persona ricca, ma poi ci vuole tanto a capire che quella trattenuta aggiunta sono risorse sottratte alla possibilità di acquistare un nuovo elettrodomestico, di fare una piccola manutenzione, di uscire qualche volta in più a cena fuori, quindi risorse sottratte all'economia del territorio. Poi, lasciando adesso la politica tributaria da parte, abbiamo fatto un excursus di alcune opere che abbiamo inteso inserire nel nostro programma, di alcune opere pubbliche e segnatamente per il capoluogo, per Castrignano, abbiamo tra le altre cose, oggi me ne soffermo in particolare su una, inserito per il centro storico la realizzazione di Piazza Venezia, qua dietro la chiesa, che forse sarebbe più corretto denominarla Parco Venezia, in base a quello che vogliamo realmente realizzare. È un'idea di probabilmente 20 o 30 anni fa, e quest'area che sta appunto alle spalle della chiesa madre, dove oltre a recuperare la possibilità di alcuni stalli di sosta per i residenti del rione, si può offrire ai cittadini un angolo di verde urbano lontano dal traffico veicolare. Sarebbe l'unica piazza di Castrignano a non essere attraversata da strade trafficate. Quindi si presterà anche all'organizzazione di piccoli eventi culturali, soprattutto nelle sere d'estate. Sono interventi questi che si realizzano con i fondi europei o con i fondi statali per la rigenerazione urbana dei centri storici. Quindi a costo zero per l'ente o al massimo al costo di un piccolo cofinanziamento del 5-10% con cui normalmente viene richiesto al comune di partecipare al piano economico e finanziario. Così come è stato per esempio per Piazza Indipendenza e per via Vittorio Veneto. Ci sono stati in questi 5 anni anche dei bandi per i centri storici a cui il comune non ha partecipato. Se l'avessimo fatto magari avremmo potuto per esempio completare la pavimentazione di Piazza San Michele, di via Vittorio Veneto
e di via Vittorio Emanuele II, scusate, che conduce poi in Piazza Mercato, e ci saremmo risparmiati quella orrenda striscia di asfalto nero che è stata fatta ieri fino a Piazza Mercato. L'altra sera, in evidente difficoltà su questo tema del reperimento delle risorse, il sindaco uscente si affannava a dire che lui non aspetta la manna dal cielo per realizzare investimenti in opere pubbliche, ancora sospettando quale opera pubblica realizzato con il recupero dell'evasione fiscale. Ma i fondi europei non sono una manna dal cielo. Se non fai progetti e se non partecipi ai bandi, non ti arriva neanche un euro. E se non accedi a quelle risorse comunitarie o statali, commetti il più grave delitto ai danni della comunità, perché quelle risorse poi vanno agli altri comuni. E l'evasione fiscale, tanto decantata, in un comune come Castregnano, non offre certo margini di recupero tali da consentire decine di milioni di euro di investimenti in opere pubbliche. Poi è sacrosanta sul piano etico e su questo siamo d'accordo, ma nessuna azione di recupero dell'evasione fiscale a Castregnano ti può finanziare investimenti per decine di milioni di euro come quelli che per esempio è stato possibile vedere realizzati in questi ultimi anni frutto delle vecchie programmazioni. Quindi non puoi ridurre l'azione amministrativa alla guerra agli evasori. Oltre al fatto poi, lo ricordava l'altra sera Michele Grecuccio, che il recupero per esempio della Tari, e questo dobbiamo dirlo, non è che può essere impiegato per realizzare opere pubbliche, deve essere utilizzato o per finanziare dei servizi, deve essere utilizzato per ridurre l'anno successivo le tariffe Tari delle utenze domestiche e non domestiche. Poi bisogna spiegarle queste cose, perché c'è una disinformazione dilagante e c'è una stortura della realtà che purtroppo spesso e soprattutto in questi ultimi 5 anni è stata alimentata proprio da chi ricopre incarichi amministrativi in questo paese. Anche se ormai ci siamo abituati alla disinformazione, ci siamo abituati alla distorsione dei fatti e ultimamente ci stiamo abituando forse troppo al turpiloquio, a giudicare dal modo disinvolto con cui si offendono le persone. Dicevo prima a Salignano che il mio appello alla moderazione dei toni e all'approfondimento dei contenuti, appello che avevo rivolto all'avvio della nostra campagna elettorale, è stato ampiamente disatteso e caduto nel vuoto. Il problema è che quando il confronto degenera nell'insulto, l'insultato ovviamente deve reagire in qualche modo e quindi si alimenta un circolo vizioso autoreferenziale, il classico ci sui io, ci si tie di cui parlava Giuseppe Schina l'altra sera, che porta a uno scollamento totale tra quello che deve essere il dibattito sui temi, sui contenuti e i temi concreti che interessano ai cittadini e la realtà. Ecco perché insisto a portare sul terreno dei fatti e dei programmi il confronto pubblico e sono arrivato a farlo anche chiedendo un confronto pubblico, in particolare con il sindaco Santopapa e con i suoi assessori. Ho sentito, non ho avuto modo di sentirlo tutto, cose molto stravaganti per non dire aberranti prima, riferite dall'assessore o dall'ex assessore o dall'assessore intermittente all'urbanistica, quello che entrava e usciva dalla giunta come se ci fosse la porta girevole in comune, l'assessore Marzano o l'assessore Marziano, a giudicare dalle cose che ha detto. Ne parleremo. E ci va riconosciuto che in questa campagna elettorale noi abbiamo cercato di dare nel nostro piccolo un contributo proprio alla distensione dei toni, senza per questo privarci di esprimere le nostre posizioni, anche critiche, soprattutto critiche nei confronti dell'amministrazione uscente, ma non solo nei confronti dell'amministrazione uscente. Grazie a Dio, devo dire che nonostante lo stress di questi giorni, noi della svolta giusta poi non abbiamo un sistema nervoso molto complicato, quindi riusciamo ad assorbire anche gli attacchi personali e sappiamo anche prenderci in giro da solo, quindi figuriamoci. Machiavelli diceva a questo proposito, e ci lasciamo con questa citazione dotta: gli uomini offendono per paura o per odio. Per questo non rispondo agli insulti e mi impegno a migliorare il mio paese con
cominciando a migliorare il livello del dibattito pubblico. Buona serata, ci vediamo giovedì e auguri a tutti i Micheli che sono presenti in questa piazza e nelle vostre case. Grazie.